Take my medicine. Chiedo a Martina, ma gli italiani sono brava gente? Bravissima gente. Un po' scoppiati, però. Sì, sì. Tu come la vedi questa Italia? Ormai poche risorse abbiamo. Poche risorse, poche persone disposte a mettersi in prima linea o mettersi in gioco, poche persone disposte a rinunciare a se stessi, quindi magari investire di più sulla famiglia, sui valori veri, crescere, svezzare degli altri esseri umani, questo compromette un po' la propria identità. Sono già le 10, salgo a Triora, città delle streghe. Buongiorno. Antipasto, vedi, sto andando lassù. Chiedo a Fulvio, ma gli italiani sono brava gente? Certo che sono brava gente, sicuramente sono brava gente. Come la vedi questa Italia? In questo momento male. Ci sarà un ritorno, secondo me ci può essere un ritorno questi dove siamo noi qua, per le campagne, la cosa. Quelli che riusciranno ad adattarsi anche, lo dico sinceramente. Non so, magari c'è gente, sai, che non so se riusciranno a tornare e a trovare e a riuscire a lavorare, perché è dura. Sulle Madonnine, ieri mi ha raccontato una bella storia. Praticamente questa è zona di alberi da carbone e una volta i sentieri non erano così battuti e anche la popolazione era minore. Perciò queste Madonnine che sono sparse ovunque qui sui monti sono dei punti di riferimento. Tu in base alla Madonnina, in caso ti fossi perso, ritrovavi il sentiero e sapevi in che direzione eri. Bella scarpinata. Poi c'è un sole che spacca. Guarda, arrivo da lì. E sto andando là. E io sono qua. C'è un leggerissimo odore di incenso, ma proprio a tratti. Ci sono. Sono a Triora, salgo. Vediamo dove arrivo. Lasagna. Donnina. Gli italiani sono brava gente. Sì. E sei fiducioso di questa Italia? All'ospedale. E questa era la risposta. Ah sì? Suggeriscimi un libro che devo assolutamente o bisogna assolutamente leggere. Sì, dimmene uno. Secondo me vale la pena leggere Stirpe adesso. Stirpe di? Stirpe di Foyce, è molto divertente. Bello, un pezzo d'Italia che non esiste più. Ok, Alan, this is the question of my documentary. Yeah. The Italian are good people. Yeah. I have never met one Italian person so far in 4 years that I have not liked. Everyone I have met, everyone I know, all the people, all fantastic people. Oh, great. I've never once met a bad Italian person that has caused me any problems or any bad thoughts. Everyone has been just like a family. Partiamo dalla Colomba d'Oro di Triora e andiamo a fare un giro a Triora by night a scoprire un po' com'è questa storia che si è svolta più di 500 anni fa. Chissà. Take my medicine. Take my medicine. Take my medicine.